Ti sfigato da Pokémon, uso il mio Pimplup. Carini Link e i Pendulum, ma non mi... Non so neanche cosa siano i Pendulum, per farti capire, Tom, per quanto sono rimasto indietro. Io rimango all'OG, cioè niente. Nessun cosa strana, niente. Numero 39 Utopia. Che cazzo sarebbe? Stai parlando arabo per me, Tomo. L'ho detto, io sono all'OG. A Yu-Gi-Oh! Fine. Un drago bianco, occhi blu, mago nero, cioè quelli lì. Cos'è? Pendulum? Carte numero Utopia? Cioè... The fuck, mate? Parla come magni. C'è qualcuno Huffclay? Si è risvegliata. Non per lei, che sta andando vicino alle nostre trappole. Mi hanno fatto un boom di fianco. Fuck, non è da lei che volevo tipparmi, però. Vabbè, l'abbiamo hittata anche lei, non è così male, comunque. Davvero ho perso così tanta strada? Ci ho provato. Ciao Massi, buonasera. La strega verrà buffata. No, verrà nerfata. Il fatto che tutti possono togliergli le trappole sarà un nerf gigante. Comunque, change my mind, quando la strega si teletrasporta dovrebbe rilasciare un'altra trappola istantaneamente. Ho un addon che glielo fa fare. Continua a disabilitarlo. Quanto li odio quelli che fanno così. Nice. Fuck. Che fai? Da 40, onesto. Cosa fa quella? Allora, abbiamo finalmente il primo hook della serata, della strega. Vediamo se riusciamo a prendere. Che odio. Vedi, il problema è questo della strega, che tanto ci passano sopra e ti disattivano subito le trappole, perché tanto ti bullizzano così. E il problema principale della strega è questo. Yu-Gi-Oh! Allora, è la Fang quella che ha urlato. Perfetto. Adesso riusciamo anche a prendere lei. Nice, buonissimo questo. Questo è top gamma. Qua non è male. Ci prendiamo un altro Scourge. Quello va bene, mi è troppo qua. Quello lì non è grave. Ho provato a fare il bait facendo finta di raccoglierlo. E sembra che abbia abbastanza funzionato. Vuoi aspettare? Va bene. Peccato, non ho aspettato io abbastanza. Dead hard, buono. Buono per lei. Già sono riuscito a prenderti, stronzetto. Sono riuscito a recuperare. Ok. Qui la costringiamo a usare il pallet.
Sto venendo a disattivare le trappole questo. È un problema grave questo. Sfortunatamente sono riuscito a recuperare bene. Il body, il sandbag. Però lei è riuscito a fare il body anche su di me, sfortunatamente. All'ultimo secondo, tra l'altro. Buon per loro. Infatti Nana al 110%. Fa cagare la strega, raga, è troppo lento. Ok. Ah, che belli tutti questi tempi morti, persi completamente. Facciamo di droppare pure sto pallet. Non sono sotto, raga. Ma in quale mondo mi vedi sotto? Top Gamma è un Samsung S23 Ultra. È andata a terra. È andata a terra per il mending, raga, questa. È andata a terra per il mending questa, raga. Vabbè, raga, io ho detto dei... I tier list sono sempre personali, cioè non... Dipende che cosa, perché, che cosa ci ha visto lui. Sono tante motivazioni. Ma che cazzo fa questo, invece? Scusate, per controllare è uscito fuori che abbiamo sbagliato entrambi. Non mi ci ha fatto tippare. So che c'è qualcun altro qui vicino. Forse no. Ok. Non so dove sia andata, ma... Forse in 200 all'ora. Questa è la tua vita, Yu-Gi-Oh! Finisce così qua, ritornello. No, povero Yu-Gi-Oh! Mettiamone una pure qua. Abbiamo recuperato non poco, onestamente, comunque. L'unico peccato è che abbiamo toccato l'unico che non era mai stato toccato. Vabbè, questo aveva ancora Make Your Choice. Un genio. Un genio del male, proprio. Beh, personale, il gusto ci può stare. Che chiedo se è forte, metterò la S-tier. Ma se ti dico Freddy best killer ever, non sono gusti, ma sono scemo. Non è detto. Magari sei il miglior player di Freddy, non perdi un game, sei top milione Freddy. Cioè, può essere qualsiasi cosa. Capito? Perfetto. Cioè, se io ti dico che per me Bubba è tier S, ok? Magari perché sono un god di Bubba e lo gioco fortissimo e nessuno mi può battere. Ci sono i main Bubba che magari ti giocano solo Bubba, ovviamente. Cioè... Nel senso, ci sono i giocatori che giocano un solo killer, magari te lo giocano alla perfezione. Comprendi anche. Devo continuare a girare di qua. Ah, vabbè, sto sbagliando. Mettiamo uno di qua. No, ho sbagliato.
La potevo prendere. Ah, prima o poi finisce l'assurance anche se fosse. Perfetto. Qua la droppa a caso. E qua la tirano giù. Nice. Sono divertenti le trappole body block. A me non piacciono. Tanto vale giocare un trapper normale. Bravi, avete filato in qualsiasi modo per farmi il body block. Complimenti. Posso dire anche, secondo me, che l'endurance non dovrebbe funzionare per body bloccare. Cioè, quando fai un body block non considera il borrowed time dell'off the record, tipo. Non è che perché faccio sempre 4 kick con dredge e l'altro metto sopra la Nurse. Se tu pensi che sia così per te, sì. Perché tu noti che non perdi mai un game col dredge, quindi puoi metterlo sopra la Nurse. Se per te è più forte il dredge della Nurse e ci sai giocare meglio, è più forte come killer per te. È sempre lì il fatto, è sempre una cosa personale per quella, raga. Da mettere S perché so quanto può essere forte. Ok, sì, ma perché sono scarso con la Nurse. Per questo è personale. È quello che intendo, raga. Se tu giochi la Nurse, se io ti dico, ok, per me il killer con cui per me mi ci trovo meglio, vinco ogni singolo game, non perdo neanche una partita, è il Trapper. Ok? Magari perché lo gioco basement, magari perché comunque non perdo una partita col trapper. Sono un god e ti metto delle trappole che nessuno penserebbe ci fai sopra. E non perdo neanche un game. Io ti dirò che per me il trapper è forte. Perché io lo so usare bene e quindi non posso essere battuto. Strategy, grazie del raid! Buonasera ragazzi, benvenuti a tutti! Come va, come va? Se Belen non me la dà, dico che è figa... Che la figa di Fantozzi è più buona perché riesco a farmela. Non è la stessa cosa. È comunque personale. A me, per esempio, Belen non piace. È la stessa cosa. È personale. Non mi triggerate da sé. No, ma non sono triggerato. È semplicemente una questione di logica per me. Per questo mi fa strano che non riuscite a vederlo. Non so come sia, però non ti dico che preferisco Belen, perché non so chi è la figa di Fantozzi in generale. Però... semplicemente ti dico, a me Belen non fa impazzire. Quindi per te magari è S, per me no. Capito? Lo vuole tirare giusto palle. È sempre lì, perché è una questione personale. Per quanto io so giocare un killer eccetera, ovviamente io mi ci troverò meglio o peggio con un determinato killer. Tutto qua. Ho provato a swingare fast, ma non ho swingato abbastanza fast. Allora, qui ci mettiamo una trappola qui chill. Così se vuole lupparmi, se la prende in Q. Facciamo finta di posizionare la trappola così si allontana. No, non si è allontanato. Ah, ma c'è anche l'altra qua. Perfetto. Slaghiamolo a sto punto. E proviamo la 4K. Light. Passerò. Vabbè, quello è se. Dopo fai il tier list delle showgirl? No, direi di no. Un giorno farei. No, non lo farò. Dei surf e dei killer, soprattutto non lo farò. Lo trovo cringe e basta. Lo trovo veramente cringe come cosa. GG. Ha quittato. Io ho premuto R per caricare comunque la balenza. Ai 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 ai. Perché quittare? Non cambia ragazzi, sono personaggi immaginari di un gioco. E Wesker no. Guarda, se c'è una cosa che posso dire è che sono completamente etero e su queste cose mi spiace, non riesco a vedere la bellezza negli uomini. E Bubba.
È proprio una cosa che non riesco a vedere io. Mi fido di quello che dite voi, ma non riesco a vedercelo.